Pallavolo Perugia nulla può contro Edil Ceccacci, moglie in cappa nella seconda sconfitta interna stagionale. A San Sisto il sestetto di coach Roberto Scaccia ha cercato di fare la sua parte, ma l'avversario marchigiano ha dimostrato di avere più qualità in ricezione e in fase di attacco. Il primo set è stato piuttosto equilibrato, le due squadre si sono battute punto su punto e alla fine Moglie ha avuto la meglio, sfoderando una maggiore cattiveria sotto rete. Nel secondo parziale, Pallavolo Perugia è partita bene, ma le marchigiane hanno tenuto botta e subito recuperato, segnando il vantaggio alle pause tecniche e chiudendo con 5 punti di vantaggio. Il terzo set non ha avuto praticamente storia, Moglie ha archiviato agevolmente la pratica contro una squadra ormai rassegnata alla sconfitta e alla possibilità di rimanere in partita. Un KO che non ridimensiona le ambizioni biancorosse, vista anche la caratura dell'avversario, ma che necessita di essere prontamente riscattato. A partire da sabato, quando il sestetto di Scaccia farà visita alla Lucky Wind Trevi.